Immagini che ci portano al confine tra l'Emilia-Romagna e la Toscana. Avete visto per un attimo la campionessa del mondo Giorgia Bronzini mostrare il suo bracciale rosa, un'iniziativa dei comuni del Mugello per sensibilizzare il mondo del ciclismo, in particolare le giovanissime, al fair play come valore importante non solo di sport ma anche di vita. Benvenuti cari amici telespettatori appassionati del Giro Internazionale d'Italia femminile. Pier Giorgio Severini vi saluta con Silvio Martinello qua al mio fianco. Allora, è tutto pronto? Dovremo ascoltare una delle favorite di questa tappa che arriva a Castiglione dei Pepoli in provincia di Bologna, Fabiana Luperini. Prima la Longo Borghini. Questa dittatura di Marian Voss, ma io personalmente non credo di esserne in grado. Farò del mio meglio, cercherò di seguire le prime, in modo particolare Alena Amialiusik che ha la maglia bianca. E dopo questa tappa vedrò se sarà il caso di rincorrere la maglia delle migliori giovani oppure tentare qualche tappa più avanti. Oggi oltre a me ci saranno anche altri atleti, sia oggi che domani, che se vogliono cercare di vincere questo giro devono fare qualcosa, quindi sono squadre forti, oltre alla Rabobank, la Specialized, la Green Age, quindi penso che oggi diventeranno una gara dura e io da parte mia cercherò di fare il meglio. E queste sono le immagini della partenza di Vernio, siamo a 255 metri sul livello del mare, Appennino Pratese, siamo in Toscana, uno scenario tipicamente estivo, bello, aria molto molto calda perché anche questa zona non è risparmiata dall'anticiclone Caronte che ha portato aria africana sulla nostra penisola. Stamattina quando siamo partiti la temperatura era ben oltre i 32 gradi e anche a Castiglione dei Pepoli a 675 metri sul livello del mare non c'era granché differenza. Allora Silvio, vediamo subito un tentativo di evasione da parte del gruppo non appena c'è stato il via, si tratta della 73, la Valentina Bastianelli. Dicevamo, prima tappa con arrivo in salita, ce ne saranno altre tre, sali scendi in mezzo, clima torrido, tutti ingredienti per assistere a qualcosa di diverso rispetto alle prime due tappe. Buona serata anche da parte mia, tappa impegnativa, abbiamo sentito Fabiana Luperini. Tra oggi e domani chi vorrà vincere questo giro dovrà tentare di fare qualcosa per ovviare allo strapotere dimostrato, alla grande condizione dimostrata da Marianne Voss. Infatti oggi e domani sono le due tappe più impegnative, qui vediamo puntualmente la regia di Francesca Portinari ci viene in soccorso con la planimetria, due gran premi della montagna in programma quest'oggi, Montepiano e soprattutto il passo della Futa nel finale. Il finale a 17 km d'arrivo, il finale ancora impegnativo per arrivare a Castiglione dei Pepoli, lo vediamo qui dal profilo altimetrico, le difficoltà che le atlete dovranno incontrare quest'oggi. 124 i chilometri in programma è quello che è l'elemento di cui hai già abbondantemente parlato, il grande caldo. E allora, vedete davanti, si comincia subito con scatti e controscatti, questa è la neo campionessa di Italia, la Giada Borgato, che va a tirare il gruppo in questa fase e si sta salendo adesso una prima volta verso Cantagallo dal comune di Vaiano, vedete sono ancora tutte quante lì, ripeto il grande caldo naturalmente e la distanza, perché comunque sempre si tratta di 124 km, una distanza che per il ciclismo femminile è sicuramente da rispettare. Dicevamo grande caldo, sali scendi e quindi
in questa fase, in questo momento le atlete provano a respirare. Il via è avvenuto alle 12.30 da Vernio, come dicevamo, con la temperatura ben oltre i 32 gradi. Si è partiti con una classifica generale che vede Marianne Vos vincitrice delle due tappe iniziali, la prima allo sprint davanti a Shelly Holtz, la statunitense della AA Drink Leontine, e la seconda invece a cronometro ieri nell'impareggiabile scenario delle Terme di Caracalla davanti alla canadese Clara Hughes. La classifica generale che vede appunto Marianne Vos in maglia rosa, Clara Hughes del team Specialized Lululemon a 15 secondi di ritardo, Shelly Holtz a 19, Judith Arndt a 22, Evelyn Stevens la statunitense a 27. Per trovare la prima italiana bisogna andare oltre la decima posizione, vale a dire Tatiana Guderzo. Quindi con questa classifica si è partite quest'oggi, grande bagarre, come ci stanno testimoniando anche le nostre immagini di queste fasi iniziali, tante atlete che cercano immediatamente la fuga e la squadra di Marianne Vos, la Rabobank, che ha l'onere naturalmente di controllare la situazione, e Fabiana Luperini che fin dai primi chilometri ha chiesto invece alle compagne di squadra di impegnarsi nel cercare di rendere la corsa dura. E vediamo proprio in prima posizione della Faren Honda Team con il numero 64 Elvin Grace. L'abbiamo vista stamattina, Silvio, oltre alle sue parole ascoltate poco fa, molto molto determinata, è ovviamente una tappa che si addice alle sue caratteristiche, ha voglia di mettersi in mostra e soprattutto l'orgoglio di una che ha vinto 5 volte questa manifestazione, 4 consecutive, di non arrendersi allo strapotere fin qui dimostrato da Marianne Vos. E quindi più che la volontà, c'è qualcosa davvero che gli arriva dal profondo per spezzare questa sorta di incantesimo olandese che è calato dopo queste due tappe sul Giro d'Italia. La grinta, la determinazione di Fabiana Luperini, ormai alla soglia dei 38 anni, anzi 38 anni compiuti, lei il 14 gennaio 1974, la sua data di nascita, è nata a Pontedere in Toscana, lei che ha un passato leggendario, aveva già concluso la sua carriera 2 anni fa e aveva deciso di cimentarsi solo nel Gran Fondo per diletto, ma siccome le vinceva tutte non aveva rivali, quindi ha deciso di ritornare. Ed è ritornata veramente con delle motivazioni straordinarie che, nonostante la non più giovane età, ne fanno comunque uno degli elementi più interessanti del nostro movimento, soprattutto quando la strada sale. E allora, davanti maglie del Green Age con la Gunevic, Lucinda Gunevic, adesso vedete anche la McLean, sempre dello squadrone australiano, tentano in questa fase di controllare la corsa. Poi sta venendo fuori anche la Capusta della Hi-Tech, la Longo Borghini l'abbiamo ascoltata, ha buone chance su questo tipo di percorso, quindi mette davanti le sue compagne di squadra, ma ovviamente non lavorano solo per lei, perché c'è una certa Emma Johansson che in classifica occupa la 10ª posizione e ad appena 34 secondi dalla maglia rosa. Lo squadrone australiano della Orica Green Edge, uno dei più attrezzati, se non il più attrezzato tra i team partecipanti. Qui intanto c'è uno scatto di un atleta della AA Drink Leontine, squadra olandese, si tratta del numero 18 della Armstead, l'inglese appunto della AA Drink Leontine, che tenta l'attacco in queste prime fasi. Anche loro hanno in Emma Pooley, l'altra britannica di questa formazione olandese, la grande attesa protagonista, la capitana, colei che quando la strada sale riesce veramente a fare cose straordinarie. Quindi quest'oggi vedremo sulle prime salite di questa edizione del Giro chi veramente è qui con ambizioni ben precise per tentare di conquistare la classifica generale, perché il percorso si presta veramente a azioni interessanti. E lo sottolineiamo ancora, la classifica si dovrebbe fare proprio in queste 2 giornate, tra oggi e domani. Emma Pooley che verrà guardata con più di un occhio di riguardo, perché ha la capacità con il suo
pedalare agile, di andarsene anche per un lunghissimo tratto. Ha compiuto imprese memorabili in Coppa del Mondo, 60, 70, 80 chilometri di fuga per piazzare il suo spunto, quindi ovviamente non passa inosservata e la stanno marcando tutte le altre della testa della classifica in maniera particolare. C'è stata una reazione da parte del gruppo all'attacco della Armstead, la britannica, e si è selezionato questo gruppetto che è entrato sull'inglese. Sono circa 9 le atleti in avanscoperta in questo momento, sta arrivando per ultima anche Monia Baccail della Cipollini Giambenini, la vediamo con il numero 91. Queste atlete che hanno conquistato qualche decina di metri di vantaggio sul gruppo, comunque che sta controllando la situazione. E allora, vediamo adesso che tipo di consistenza potrà avere questo primo serio tentativo che vi mostriamo con queste immagini nella nostra sintesi odierna. Vedete la sede stradale che comincia leggermente a salire. Adesso con le immagini siamo sul gruppo della Maglia Rosa, ma Marianne Vos, vedete, sta lì davanti, ovviamente controlla la situazione in prima persona, non perché non si fidi delle sue compagne della Stichkin e Rabobank, ma perché lo sappiamo, la Vos è abituata ad attaccare sempre su qualsiasi tipo di percorso di terreno. Lo scorso anno l'abbiamo vista fare il vuoto anche in montagna, Silvio, lo abbiamo detto e ricordato, questo giro è sicuramente meno duro, quantomeno nelle tappe di montagna non si arriverà a toccare le cime dello scorso anno, però queste strade, soprattutto dell'Appennino, alla fine, se non si affrontano con anche una dovuta tattica, possono diventare molto dure. Qui uno sprint per un traguardo volante ed è Shelley Holtz della Adrink Leontin che indossa la maglia gialla di leader della classifica punti che in realtà vede in testa Marianne Vos, ma la maglia chiaramente la indossa la seconda, vale a dire statunitense, Shelley Holtz, che è andata a battere, si è presa la soddisfazione di battere in questo traguardo parziale Marianne Vos, che è andata a sprintare. Ottima la scelta, comunque stavi parlando del percorso meno impegnativo rispetto al 2011, ottima la scelta da parte dell'organizzazione condotta da Sara Brambilla di decidere un percorso meno impegnativo. Queste ragazze tra qualche settimana andranno a giocarsi, tutte le migliori sono presenti a questa edizione del Giro, andranno a giocarsi le medaglie alle Olimpiadi, sia su strada sia a cronometro, quindi intelligente la scelta di disegnare un percorso meno, chiamiamolo così, estenuante, più umano, per rendere, diciamo così, anche un percorso di avvicinamento all'Olimpiade più interessante per queste atlete. E intanto avete visto con le immagini della nostra sintesi, siamo passati all'attacco della classifica del primo GPM di giornata, un GPM di seconda categoria fissato a Montepiano, siamo sempre in comune di Vernio e vedete l'iniziativa di Linda Willumsen, la neozelandese, dorsale 35, Linda Willumsen, che sta andando verso il Gran Premio della Montagna posto a 823 metri sul livello del mare e è riuscita a fare un po' di vuoto. Linda Willumsen, la danese naturalizzata neozelandese, fortissima atleta, l'abbiamo vista grande protagonista anche ieri nella tappa a cronometro, terreno a lei particolarmente congeniale, che quest'oggi ha staccato tutte le avversarie sulla prima salita di giornata, la salita di Montepiano, un Gran Premio della Montagna di seconda categoria, posto esattamente dopo 36 chilometri dal via, e che vede già allo scoperto appunto Linda Willumsen, quindi si cominciano a muovere i grossi calibri fin dall'inizio di questa tappa, mentre davanti nelle prime posizioni, proprio nella prima fila alla destra dei nostri teleschermi, vediamo proprio Fabiana Luperini. Questo gruppo che contiene ovviamente tutte le migliori, tirato da Fabiana Luperini con la Vosli, è a un minuto di ritardo rispetto alla Willumsen, che continua a spingere, fa sul serio, è riuscita a guadagnare in pochissimo tempo ben 60 secondi e adesso vediamo, la attendiamo al passaggio appunto a Montepiano, Gran Premio di seconda categoria.
C'è Fabiana Luperini che morde il freno, la vedete nelle prime posizioni, avrebbe chiaramente la condizione per poter inseguire la neozelandese, ma si guarda bene dal farlo, ecco testimoniato anche dalla grafica, 59 secondi in ritardo di questa prima parte del gruppo. C'è già stata una selezione molto netta, vedete non sono più di una trentina le atlete che sono all'inseguimento di Linda Willumsen, tutte le migliori sono naturalmente in questo gruppo, ora con il dorsale 47 la Irina Molicheva della Rusvelo, questa formazione russa che ha nella Zabelinskaya la sua capitana, si è messa in testa al gruppo a salire con più allegria, con più vivacità rispetto all'andatura che il gruppo stava facendo qui fino a qualche centinaio di metri fa, per andare comunque all'inseguimento, per tenere sotto controllo l'azione della neozelandese. Davanti abbiamo, eccola, la vediamo adesso in primo piano, l'inglesina di Norwich, la Emma Pooley, sta lì ovviamente quando il terreno comincia a salire, diventa pane per i suoi denti e va subito a mettersi in mostra. Adesso ancora con la nostra Moto 1 vi mostriamo questo percorso, curve e strette, la salita non è durissima, ma è ovviamente, come abbiamo detto, il caldo e tutto il resto comincia a fare ovviamente un po' di differenza. Siamo intorno a una quarantina di unità adesso che stanno inseguendo la numero 35, la neozelandese Linda Willumsen della Green Age. E mancheranno poco meno di 80 km quando le atlete scollineranno al Gran Premio della Montagna di seconda categoria di Monte Piano, mancheranno appunto meno di 80 km all'arrivo a Castiglione dei Pepoli sull'Appennino emiliano. Quindi ancora tanta strada e soprattutto strada molto impegnativa, soprattutto nel tratto che porta le atlete ai 940 metri del Passo della Futa, Gran Premio della Montagna di prima categoria, uno dei pochi in programma in questa edizione del Giro, Gran Premio della Montagna di prima categoria, viene proposto proprio quest'oggi, Passo della Futa, e quando le atlete saranno in cima mancheranno 14 km all'arrivo. La Boss ha messo davanti anche la Annemiek van Vleuten, la campionessa olandese, naturalmente a controllare la situazione, la Willumsen con il dorsale 35, lo ricordiamo, è in sesta posizione ad appena 28 secondi di ritardo dalla Voss, e quindi a questo punto sarebbe già maglia rosa virtuale, Silvio. Ecco qui la tattica della Orica Green Edge, mandata in avanscoperta Linda Willumsen, costringere le avversarie dirette per la classifica generale, soprattutto Marian Vos ed Emma Pooley, ad inseguire o a spremere le compagne di squadra all'inseguimento, per poi consentire a Claudia Hausler e a Judith Hart, le due capitane della Orica Green Edge, di potersi giocare le loro carte nel finale. Chiaramente questa tattica potrebbe essere una tattica vincente, ma bisogna fare i conti con la condizione delle atlete. Nel suo complesso questa formazione è la più attrezzata, la più completa, individualmente messe tutte insieme queste ragazze compongono una forza notevole, bisognerà capire se qualcuna di loro, soprattutto la Hausler e la Hart, hanno la forza per fare la differenza nei confronti delle dirette rivali per la classifica generale, quindi vale a dire soprattutto Marian Vos ed Emma Pooley. E intanto la Linda Willumsen, vedete, il suo vantaggio sta aumentando, è a meno di 1000 metri da Montepiano, dal GPM di Montepiano, vedete ha ancora voglia di scattare, sta aumentando il suo vantaggio, è arrivata intorno al minuto e mezzo. Siamo al limite dei 39 chilometri dopo la partenza, il percorso si è già fatto duro da un po', sono circa 9 chilometri in questo strappo che porta a Montepiano e vedete adesso 1,29, ci aiuta anche la grafica a fissare il vantaggio della Linda Willumsen, la neozelandese, che è riuscita a scavare questo importante vantaggio tra sé e il resto del gruppo, che per comodità indichiamo come il gruppo della maglia rosa di Marian Vos. Sta continuando con un'andatura regolare ma veloce Linda Willumsen, questa andatura che gli ha consentito, come abbiamo visto, di incrementare il suo vantaggio su un gruppo che invece procede a scatti. Non c'è ancora un vero e proprio inseguimento da parte dell'atleta del gruppo, d'altronde mancano
quasi 80 km all'arrivo, ancora quando le atlete scollineranno. Ormai Linda Willumsen è vicinissima al Gran Premio della Montagna, Gran Premio della Montagna che chiaramente assegnerà dei punteggi, un Gran Premio della Montagna di seconda categoria, le prime 5 a transitare, ci saranno 7 punti per Linda Willumsen, che perlomeno avrà così la soddisfazione di poter essere la prima probabilmente ad indossare poi oggi pomeriggio la maglia di leader di questa speciale classifica, anche se dovrà chiaramente difendersi e prendere punti anche nel Gran Premio della Montagna di prima categoria. Il passo della Futa in programma a 14 km dall'arrivo. E allora l'avete vista impegnata in questo curvone che la porta ai meno 100 metri e già nell'abitato di Montepiano. Linda Willumsen sta per conquistare, lo fa in questo momento, il GPM di seconda categoria, e adesso vediamo alle sue spalle. Radio Cozza ci informa che c'è un gruppetto con 11 atlete che sta cercando di dare uno scossone al gruppo della maglia rosa, tra queste c'è la Van Vleuten. E con le immagini noi intanto siamo andati al traguardo volante di Scarperia dopo 71 km e 700 metri. Traguardo volante di Scarperia, ancora la Willumsen avete visto davanti in solitaria, intanto il suo vantaggio è andato via via a prendere consistenza. La Willumsen passa a, ovviamente prima anche a Scarperia. Solo velocemente vi ricordo che il GPM dopo la Willumsen ha visto la Ferrier Bruno e la Emma Pooley con la nostra Guderzo in quarta posizione passare a Montepiano. Nella successiva discesa le cose non sono cambiate granché, e adesso vediamo che è la Katrina Sosna della Vaiano Tepso con la Monia Baccaile a completare questo podio ideale del traguardo volante. Quindi prende consistenza l'attacco della Willumsen, dietro si è selezionato questo gruppettino con la Sosna e Baccaile. Abbiamo visto un'altra atleta transitare con qualche centinaio di metri sul gruppo, condotto naturalmente dalle compagne di squadra di Marianne Vos, colei che indossa la maglia rosa di leader della classifica generale, che stanno comunque controllando la situazione. Non c'è assolutamente bisogno di farsi prendere dal panico, c'è tutto il tempo per ricucire, per recuperare. Attenzione perché il vantaggio sulla Sosna e sulla Baccaile a questo punto è di 1,50, mentre il gruppo che è, ovviamente vede protagonista principe la Marianne Vos, l'atleta che indossa la maglia rosa, è addirittura segnalata 4 minuti, quindi un distacco che comincia a diventare pesante, Silvio. Sì, un distacco che comincia a diventare pesante, ma ci sono delle atlete sole in avanscoperta, non c'è un gruppo che può tentare, che può creare dei pericoli. Mancano, e soprattutto mancano meno di 50 km. Esatto, mancano meno di 50 km, i più impegnativi tra l'altro di questa tappa che ne misura globalmente 124. Qui con la nostra sintesi siamo già passati nella fase finale e guardate chi troviamo, tre atlete di primissimo livello. Fabiana Luperini in terza posizione, ora passa in testa la piccoletta inglese Emma Pooley, alla sua ruota la statunitense Evelyn Stevens. Sono loro che hanno fatto la differenza e si trovano in testa alla corsa. Marianne Vos è stata momentaneamente sorpresa da questa azione, da questo attacco portato da tre atlete importantissime in chiave classifica generale. Il lungo andare, la lunga fuga della Willumsen si è chiusa intorno al chilometro 103 dopo un distacco che è andato oltre i 4 minuti sulla Vos importante. Poi dietro, sotto l'azione di queste tre atlete, tre specialiste della strada, quando comincia a salire e via via si è ridotto. Intanto con queste immagini siamo sulla numero 1, sulla Marianne Vos, che a questo punto ha rotto gli indugi perché ha capito che se fosse rimasta a centro gruppo la Van Vleuten avrebbe potuto ben poco proteggerla, e allora ha capito di prendere direttamente in mano la situazione. Si è lanciata all'inseguimento della Stevens, della Luperini e della Pooley, e adesso andremo a vedere quale sarà la capacità di Marianne Vos di andare a chiudere anche questo gap. E questo non è un gran bel segnale, sta arrivando anche Tatiana Guderzo in maglia azzurra, leader di questa speciale classifica che premia la
italiana meglio piazzata in classifica generale, Elisa Longo Borghini alla ruota della Tatiana Guderzo. Questo per Marianne Vos non è un bel segnale, perché vuol dire che non ha una squadra attrezzata per poterla tutelare, soprattutto quando la corsa si fa impegnativa. È praticamente rimasta da sola dopo un grande lavoro soprattutto della Van Vleuten, la campionessa nazionale olandese, l'unica a starle vicino fino a quando ha potuto. Tutte le altre si sono via via sciolte, sia per le difficoltà del percorso sia per il grande caldo, e ora si trova da sola all'inseguimento di questo terzetto, con chiaramente la necessità di venire allo scoperto in prima persona, e questo per chi guida la classifica generale non è mai un bel vedere. È la Emma Pule che sta cercando di fare selezioni in discesa, vedete alle sue spalle si è piazzata la Evelyn Stevens, l'atleta statunitense del team Specialized, e la nostra Fabiana Luperini della Fare in Onda è costretta a stare a ruota. Adesso vedete però l'iniziativa della Puley si è chiusa, il terzetto rimane tale alle spalle di questo terzetto. Abbiamo detto c'è la Marianne Vos, ma questa intanto è ancora un'altra atleta, Claudia Hausler, un altro dei capitani della Orica Green Edge, questo squadrone australiano che ha proprio in Claudia Hausler la tedesca, e in Judith Hunt l'altra tedesca le capitane della formazione. Anche loro, nonostante una tattica di gara aggressiva che hanno mandato allo scoperto Linda Willumsen per tanti chilometri, non sono riuscite a seguire il ritmo di Emma Pooley, di Evelyn Stevens e di Fabiana Luperini, che si mantiene a ruota quando la strada scende e sono in pianura, e invece va davanti a dare il proprio contributo quando la strada inizia a salire. Strada che inizia a salire e porterà le atlete verso il secondo ed ultimo GPM di giornata, un GPM di prima categoria che porterà le ragazze al Passo della Futa. E questa è ancora una volta, vedete, la Marianne Vos con tutto l'impegno, tutto sulle sue spalle, questo inseguimento, Silvio, che è costretta a fare un'altra cronometro individuale dopo quella di Roma, che l'ha vista vincitrice ieri, all'inseguimento appunto del terzetto di testa. Marianne Vos, che apparentemente ha una pedalata abbastanza brillante, ma evidentemente non essendo riuscita a seguire il terzetto che sta guidando la corsa, manca qualcosa all'olandese rispetto al 2011. D'altronde non si può recuperare in sole 3 settimane una frattura alla spalla. Dopo questa frattura è tornata e ha già fatto vedere sia ieri che l'altro ieri che livello di condizione abbia. Non ha nascosto che le piacerebbe rivincere il Giro Donne, ma non vuole assolutamente diventare matta per farlo o dover spendere troppo, perché il suo grande obiettivo è la doppietta all'Olimpiade, gara su strada e prova a cronometro, naturalmente italiane azzurre permettendo, perché negli ultimi anni hanno fatto vedere sempre i sorci verdi ai mondiali a Marianne Vos, ma una Marianne Vos che è assolutamente la vera fuori classe del movimento, che anche quest'oggi, nonostante un momento di difficoltà, lo sta testimoniando e lo sta dimostrando. Allora, il suo ritardo è ancora superiore al minuto, ma sta costantemente scendendo rispetto alle 3, quindi questo significa che la Vos ha tutta l'intenzione di andare a chiudere questo buco, di riportarsi sotto, anche se adesso vedete nelle rampe più dure che portano alla Futa torna a scattare la Emma Pooley. E vedi che si voltano tutte e tre, sanno che c'è Marianne Vos all'inseguimento, se la aspettano che piombi su di loro da un momento all'altro, conoscono naturalmente la forza dell'olandese, dovrebbero a mio avviso insistere con maggiore determinazione, perché l'occasione di staccare Marianne Vos nettamente non so se capiterà ancora a queste tre atlete, che poi tra l'altro a questo punto diventano le tre rivali maggiori per la fuoriclasse olandese per quanto riguarda la classifica generale, perché dalle informazioni che arrivano dalle retrovie invece il gruppetto con Hart e Hausler, con Guderzo e con Elisa Longo Borghini continua a perdere terreno, quindi potrebbe essere questa la fuga buona per la tappa odierna, e naturalmente una fuga che a questo punto andrebbe a condizionare in modo determinante anche la classifica generale. E allora le favorite si sono frazionate in tre tronconi, lo ripetiamo, queste che vedete impegnate sono la Evelyn Stevens del team Specialized alla sua ruota,
c'è la AA Drink con in particolare Emma Puley e poi la nostra Fabiana Luperini che si mantiene in terza posizione ad un paio di bici dalle prime due. La Marianne Vos sta inseguendo intorno al minuto a questo punto e poi dietro la Hausler, la Guderzo e il gruppo che vede anche la nostra Elisa Longoborghini. Ci sono 5 atlete all'inseguimento del terzetto di testa che vediamo inquadrato e della leader della classifica generale, Marianne Vos, che appunto è a sua volta all'inseguimento del terzetto di testa. Indietro sono rimaste in 5 dietro le prime 4, vale a dire Claudia Hausler, Elisa Longoborghini, Tatiana Guderzo, Ashley Molman e Judy Tart. In 5 tutto il resto del gruppo ormai molto lontano. Vedete che Marianne Vos è a 15 secondi dal terzetto di testa, a 40 secondi invece troviamo le altre 5 poc'anzi citate. E allora ormai sta praticamente per completare questa sua lunga rincorsa, questa sua fatica. E a proposito di fatica, guardate questo volto di Emma Puley come segnato non solo dalla durezza della strada che sale alla futa ma anche dal gran caldo. E attenzione perché adesso in una prossima panoramica dalla Moto 1 probabilmente cominceremo a scorrere la sagoma minacciosa di Marianne Vos alle spalle. Questa che vedete inquadrata adesso è la portacolori della Fare Nonda, Fabiana Luperini. Smorfia di fatica per Fabiana Luperini che però non molla assolutamente, è attaccata alle ruote di Emma Puli ed Evelyn Stevens. Evelyn Stevens quest'anno già vincitrice della Freccia Vallone che anche per le donne termina sulle dure rampe in cima al durissimo muro di Wi, questo a dimostrazione delle doti di scalatrice, di scattante, di grande capacità nello scatto di Evelyn Stevens. Insieme ad Emma Puley sta alimentando in modo importante questo tentativo, si mantiene in questa fase in terza ruota Fabiana Luperini che sta soffrendo un po' il ritmo della statunitense e dell'inglese. Emma Puley, vedete, prova a mantenere la sua idratazione in una condizione di equilibrio accettabile. Adesso la strada, vedete, dopo il passaggio comincia leggermente a scendere. Siamo arrivati ai quasi 1000 metri della futa Puley, Stevens e Luperini. Questo è il terzetto. Continuano imperterrite le tre ragazze, l'inglese, la statunitense e l'italiana a tentare di tenere lontano la scatenata Marianne Vos in maglia rosa, leader della classifica generale, che sta cercando con tutte le sue forze di rientrare. Il suo ritardo oscilla tra i 20 e i 30 secondi, ora cerca di mettere sulla strada anche le sue doti di discesista, conosciamo la sua eccezionale abilità anche in questo particolare terreno dove certamente non eccelle nessuna delle tre che è davanti. Ora ha preso in mano la situazione Fabiana Luperini, proprio sta cercando di incitare le altre due per tentare di approfittare di questa situazione, cioè di avere Marianne Vos che è staccata. Siamo qui ormai vicini al Gran Premio della Montagna del Passo della Futa, quasi 1000 metri di altitudine per questa impegnativa salita. Emma Puley passa a condurre con Evelyn Stevens in seconda posizione e sempre una Fabiana Luperini che con grande carattere e determinazione si mantiene sulla ruota delle due rivali. Adesso è in terza posizione la Luperini, vedete, applaudita questo passaggio, davanti c'è la Stevens, Emma Puley, Fabiana Luperini in terza ruota, sono tutte e tre lì dietro, sta picchiando duro la Marianne Vos e naturalmente tra un po' è possibile che ci possa essere, se non proprio l'aggancio, un sensibile, un visivo riavvicinamento. Siamo in questo momento orfani di informazioni precise da parte di Radio Corsa, ma il fatto di aver visto l'auto del direttore di corsa che si è fermata per farsi superare dalle tre atlete significa che probabilmente il vantaggio nei confronti di Marianne Vos all'inseguimento è ancora aumentato. Comunque non demorde Marianne Vos con grande carattere, che è certamente una qualità che non manca a questa fuoriclasse olandese, sta cercando
tutta sola di recuperare terreno, sa che è in gioco la sua maglia rosa, ci sono anche gli abbuoni, quindi dovrà accumulare sia il ritardo sia i secondi di abbuono che tutte e tre le atlete che sono davanti andranno a conquistare se non riuscirà naturalmente a riprenderle. Una cosa è certa, dopo lo sforzo di ieri per vincere la cronometro da par suo come ha saputo fare, Marianne Vos oggi è stata chiamata davvero ad un'altra grande, grandissima prova per cercare di andare ad annullare quello che a un certo punto era diventato un ritardo molto molto importante. Questa intanto è la discesa, la fase in discesa che porterà le tre protagoniste di questa parte conclusiva qua a Castiglione dei Pepoli. Vedete, Fabiana Loperini si mantiene in terza posizione, adesso davanti siamo a meno 5, davanti c'è la Emma Pooley e poi in mezzo Evelyn Stevens del team Specialized. E in terza posizione si mantiene Fabiana Loperini. In questa parte di percorso, in questo tratto in discesa, avrà la possibilità certamente Marianne Vos di mettere in campo, di mettere sulla strada le sue straordinarie abilità di discesista. La stiamo seguendo con la nostra moto ripresa 2 e capiamo subito la differenza rispetto a coloro che stanno conducendo la corsa. Non riesce nemmeno la nostra moto a seguire nelle curve una scatenata Marianne Vos, che ha capito che proprio qui deve tentare di ricucire il gap nei confronti delle tre che la stanno sopravanzando. Il suo ritardo non supera i 30 secondi, quindi sta recuperando la maglia rosa Marianne Vos, che in questo momento virtualmente ha perduto comunque la maglia di leader. Ricerca della massima velocità, vedete, ricerca della massima aerodinamicità da parte della fuoriclasse olandese. Guardate con quale tecnica, con quale perizia stia conducendo queste curve, è davvero uno spettacolo vederla pedalare in questo modo. Oltre ad essere dotata di enormi, eccellenti mezzi tecnici, guardate, non ha davvero paura, affronta in un modo davvero incredibile questo tratto, perché sa che adesso può andare a ridurre ulteriormente il gap che la separa, ormai è a non più, intanto è arrivata ai meno 4 e a non più di 20 secondi e davanti ancora l'incedere di Emma Pooley. La forza di questa atleta è di non avere lacune, parlo di Marianne Vos, è fortissima in tutti i terreni. Quando un corridore è completo molto spesso si dice va piano un po' dappertutto, nel senso che non eccelle in nessun terreno, invece di Marianne Vos è un'atleta completa in tutte le specialità, in tutti i vari settori, ma completa e fortissima ovunque, dove si cimenti, chiaramente dove decida di partecipare. Qui tanto per le prime tre, sì, è finito il tratto in discesa, si ricomincia a salire, vedete la Pooley scatta, ma la Loperini a questo punto davvero ha come una sorta di sesto senso e prova a sorprenderle. E attenzione, intanto c'è Marianne Vos dietro, ecco perché la Loperini si girava. Marianne Vos è arrivata ormai a un centinaio di metri, ma davanti vedete la Loperini ha uno scatto di orgoglio, prova ancora ad andarsene. Subito la risposta pronta dalla Evelyn Stevens e della Pooley, e guardate, ormai è quasi operato il riaggancio, ma hanno trovato la forza di restare ancora sole, di tenere ancora una ventina, 25 metri dietro Marianne Vos. Bravissima Fabiana Loperini, vedete l'esperienza, il carattere della campionessa, lei che queste situazioni le ha vissute molteplici volte nella sua carriera, è probabilmente la meno brillante delle tre di testa, ma non appena si è accorta che Marianne Vos stava ultimando il suo seguimento, ha dato una botta e probabilmente messo ancora in difficoltà Marianne Vos, che continua comunque. Eccola, ad essere intanto è lì a una cinquantina di metri di ritardo. Le tre si sono accorte dell'arrivo di Marianne Vos. Ora attenzione, c'è lo scatto di Evelyn Stevens. Attenzione, perché mentre provano a marcarsi una con l'altra, la Stevens cerca di sorprendere tutti, vedete sta partendo Evelyn Stevens, risponde per prima Emma Pooley, la nostra Fabiana Loperini non si fa sorprendere dietro, non vediamo ancora da questa inquadratura della moto 1 la Vos, eccola che sta spuntando, saranno un 30 metri, si è in difficoltà perché ovviamente adesso Silvio Paga il grande sforzo per arrivare sotto. Esatto, esatto, anche una fuoriclasse come lei, un'autentica campionessa, deve fare i conti naturalmente quando l'acido lattico monta a livelli insopportabili. Sta gestendo naturalmente questo momento di difficoltà, ma vedi che le tre davanti che si sono risparmiate in questi ultimi chilometri, tra virgolette naturalmente, non erano al massimo come lo era invece Marianne Vos, hanno creato ancora un certo vuoto, hanno aumentato di nuovo il loro vantaggio, ormai un 200 metri
siamo già sull'ordine dei 15 secondi, è ritornato ad essere in ritardo in Marianne Vos, qui invece siamo tornati dietro con Tatiana Guderzo, Elisa Longoborghini, ci dovrebbe essere la Hausler, ci dovrebbe essere Judy Tart, ci dovrebbe essere anche la statunitense Molman. Questo è il terzo gruppetto, ma intanto vedete che davanti prosegue l'azione di Evelyn Stevens, ormai ai 2500 metri qua dal traguardo di Castiglione dei Pepoli. Evelyn Stevens è riuscita forse a piazzare il colpo risolutivo, vedete, ha guadagnato circa 200-300 metri, se ne sta andando, dimostra di essere la più fresca, dietro non sono state più in grado di rispondere né la Pulley né la Luperini e la Voss, che naturalmente è arrivata, come abbiamo visto, come abbiamo documentato con la nostra moto 1, a una quindicina di metri, non ce l'ha fatta a piazzare il colpo per chiudere il gap e adesso sta dietro e paga, e naturalmente in questa fase deve anche difendersi per non dilatare nuovamente lo svantaggio. Evelyn Stevens che ha trovato le energie necessarie per provare a volare qua sul traguardo di Castiglione dei Pepoli. Emma Pulley ha risposto all'attacco di Fabiana Luperini, in contropiede è partita Evelyn Stevens, a quel punto nessuna delle due, Fabiana Luperini aveva la forza perché si era appena espressa in uno scatto, nemmeno Emma Pulley che si era impegnata alla rincorsa della campionessa italiana, ne ha approfittato la statunitense che sembra aver creato veramente un vuoto irrecuperabile ormai per chi è al suo inseguimento. Questa situazione permetterà anche a Marianne Vos di recuperare terreno, siamo ormai a meno 2 chilometri dall'arrivo e la strada continua a salire per altri 1000 metri, poi gli ultimi 1000 metri sono più pianeggianti, avrà la possibilità la statunitense Evelyn Stevens di mettere sulla strada anche le sue doti di passista, lei che sa andare forte in salita e appunto anche sul passo, si volta per capire com'è la situazione, ormai è lanciata verso la vittoria di tappa. Avete visto in questo stacco continuo che la nostra regista Portinari continua a proporci la diversa situazione, la diversa freschezza che passa tra Evelyn Stevens che sta volando a questo punto sul traguardo di Castiglione dei Pepoli, questo invece è il gruppetto della Tatiana Guderzo con l'Hausler, la Longoborghini che insegue in mezzo, però lo ricordiamo ci sono la Pulley e la Luperini, intanto vedete ancora ha la voglia e la volontà di scattare la Evelyn Stevens, dicevo in mezzo ci sono la Luperini, la Pulley e la Marianne Vos. Ormai vicina allo striscione, all'arco dell'ultimo chilometro, Evelyn Stevens, la strada si fa più leggera, inserisce il lungo rapporto, va a cercare anche un aspetto aerodinamico che le consenta di fare meno fatica possibile, qui una rotonda e poi tratto in discesa e si avvicinerà all'arco appunto dell'ultimo chilometro che indicherà gli ultimi 1000 metri di corsa per lei, ormai lanciata alla vittoria di tappa, alla conquista di questa prima importante tappa di montagna dell'edizione 23 del Giro Donne e probabilmente anche ad indossare la maglia rosa, eccola, sta transitando ora in questo momento sotto l'arco dei 1000 metri all'arrivo. Meno 1000 metri per Evelyn Stevens, dietro Luperini e Pulley sono ancora insieme, ce le segnalano ancora insieme e Marianne Vos è intorno ai 20-25 secondi di ritardo, poi ci sono la Hausler, la Longoborghini, la Guderzo, la Molman e la Judy Tarn, ma andiamo a seguire queste fasi conclusive, questa bella pedalata della Evelyn Stevens, l'americana che sta volando ormai sul traguardo di Castiglione dei Pepoli e a questo punto Silvio possiamo dire che forse ha piazzato la botta vincente. Assolutamente, la 29enne statunitense va quest'oggi a conquistare la terza tappa del Giro Donne, va ad interrompere l'egemonia di Marianne Vos che ha conquistato la prima tappa in volata e la seconda ieri a cronometro nello scenario delle Terme di Caracalla a Roma, una Marianne Vos che quest'oggi ha fatto vedere qualche limite fortunatamente, perché altrimenti avremmo assistito veramente a un monologo fino a sabato prossimo, giornata conclusiva di questo Giro Donne. Abbiamo visto che Marianne Vos in salita può essere attaccabile, anche se assolutamente non ha lanciato e non ha alzato ancora bandiera bianca. E adesso occhio non solo al traguardo ma anche al cronometro, perché Evelyn Stevens occupa la quinta posizione con 27 secondi di ritardo in classifica. Ci sono gli abbuoni, c'è questo vantaggio da gestire, probabilmente la maglia rosa se la giocheranno sul filo dei secondi. Meno 250 metri per la portacolori statunitense del team Specialized Evelyn Stevens, vedete adesso sta ormai
per raccogliere l'applauso, il meritatissimo applauso del pubblico di Castiglione dei Pepoli. Siamo in provincia di Bologna, eccolo là, sotto lo striscione d'arrivo, vince a braccia alzate ed ora occhio al cronometro. Alle sue spalle stanno giocandosi il secondo posto Emma Pule e Fabiana Luperini, che vedete adesso riesce a prendere una mezza bici di vantaggio Fabiana Luperini, intanto ancora con le immagini sulla vincitrice sorridente Evelyn Stevens, vedete è contentissima e non potrebbe essere diversamente. Ma torniamo a seguire, ci interessa lo sprint della Luperini e della Pulei. Eccole qua ormai in prossimità dello striscione, è la nostra Fabiana Luperini davanti, che riesce a mettere una bici tra sé e la Stevens, è arrabbiata con la Pulei, avete visto un gesto eloquente. E adesso attenzione, Marian Voss arriva sul traguardo sull'ordine dei secondi, Marian Voss taglia con 31 secondi di ritardo e allora Evelyn Stevens è la nuova maglia rosa di questo 23esimo Giro Internazionale Femminile d'Italia. Sta arrivando Claudia Hausler in quinta posizione, il suo ritardo sarà superiore ai 2 minuti rispetto ad Evelyn Stevens, che ha conquistato questa tappa, 20 secondi di ritardo di Fabiana Luperini, che ha avuto un gesto di stizza nei confronti di Emma Pulley, probabilmente non ha ricevuto dalla britannica quella collaborazione che si aspettava per andare con determinazione all'inseguimento di Evelyn Stevens, mentre sta arrivando anche la nostra Longoborghini, Elisa Longoborghini, che va a battere proprio sull'arrivo per la sesta piazza la nostra Tatiana Guderzo, transita anche 221. La Molman, e sta arrivando anche, mi sembra, Judy Tarna, eccola qui, la campionessa di Germania, che va a completare gli arrivi in nona posizione. Judy Tart, 2 minuti e 30 il suo ritardo, questo invece è il gruppo che sta arrivando con un ritardo superiore ai 5 minuti. Sì, c'è la Annemiek van Vleuten, la campionessa olandese, che vedete si è piazzata davanti, prova a fare la volata per il decimo posto. È lei che lo va a conquistare davanti alla Johansson, Leile Vite, alla nostra Rossella Ratto e alla Maliusiuk. E allora la novità è arrivata, non c'è più la Marian Voss in maglia rosa, perché la nuova classifica dice che è dovuta ha dovuto inchinarsi all'azione conclusiva di Evelyn Stevens, che indossa il simbolo del primato per 12 secondi su Marian Voss. Terza Emma Pulley a 31, Fabiana Luperini diventa la prima delle azzurre con un primo ed un secondo di ritardo, Silvio. Eh sì, rivoluzionata la classifica, anche se Marian Voss non è certamente fuori dai giochi, ecco perché l'abbiamo vista sprintare i traguardi volanti. Tanto abbiamo visto per un attimo la Luperini tornare indietro, arrabbiatissima, perché anche lì ci sono dei secondi da buono e lei assolutamente ha capito che questo giro si deciderà sul filo dei secondi e non lascia nulla per strada. Una Marian Voss che quest'oggi, mentre sta arrivando il gruppo con oltre 27 minuti di ritardo, la campionessa d'Italia già da Borgato a guidare questo gruppo, il gruppo chiamiamolo così delle velociste, vedete molto folto. Allora, bella la prestazione di Fabiana Luperini, segnaliamo anche ottima la prova di Elisa Longoborghini, un po' sottotono Tatiana Guderzo, e poi dietro, se anche se con 5 minuti di ritardo, segnaliamo Rossella Ratto, la giovanissima Rossella Ratto, che è arrivata appunto a 5 minuti di ritardo con la Johansson, con la Van Vleuten, con la Leile Vite, mentre abbiamo visto il replay di Evelyn Stevens che va a conquistare questa terza tappa. Sì, avete visto tutta la grinta dell'americana, e questo è il gesto eloquente, molto poco gentile della Luperini indirizzata alla Emma Pulley, e guardate con quanta fatica abbia cercato di limitare i danni Marian Voss. Davvero è stata una tappa molto dura per lei, perché è dovuta andare per chilometri e chilometri a ricucire un gap che ad un certo punto l'aveva vista addirittura lontano di ben 4 minuti, Silvio. Eh sì, ha fatto un recupero notevole, ha fatto capire che non è nella condizione straordinaria del 2011, ma che comunque c'è, e chi vuole vincere dovrà fare i conti con lei anche in questa edizione 2012. Qui vediamo il podio della tappa, Evelyn Stevens nel centro, alla sua destra Fabiana Luperini, alla sinistra della statunitense invece Emma Pulley, che sono le prime tre di giornata, in quarta posizione, ricordiamolo, Marian Voss. E adesso andiamo a vedere le nuove maglie, quindi maglia rosa la Stevens, gialla la Rock on War Marian Voss, poi la Pulley, la Longoborghini e la Luperini, ed andiamo ad ascoltare la nuova maglia rosa la Stevens.
Yeah, I mean, it's, you know, I came here, we wanted to race hard, we wanted to win, you know, and to win in this town. I've been, actually came on vacation here a few years ago, and so this town is actually really special to me, so to actually get the win here has been thrilling, so. È davvero incredibile, sono venuta qua per correre, per far bene, per vincere. Sono stata qua in queste terre 2 anni fa in vacanza e non avrei mai detto che avrei vinto, ma sono contentissima. E allora, siamo in conclusione, vedete stanno scorrendo queste belle immagini di Piazza della Libertà, siamo qua a Castiglione dei Pepoli, l'abbiamo detto, al confine sul limitare delle province di Bologna e Prato. Domani quarta tappa da Montecatini, Montecatini Alto, ancora un arrivo in salita, Silvio, vedremo ancora tante iniziative, atlete che saranno impegnate e soprattutto vedremo se la Stevens sarà in grado di difendere la sua maglia rosa. 98 i chilometri in programma domani, si sale a Goraiolo, Gran Premio della Montagna di seconda categoria, nel finale per poi risalire da Montecatini verso Montecatini Alto con pendenze che superano il 10%, quindi terreno ideale domani per capire chi è la vera favorita di questa edizione 2012 del Giro Donne. Allora con Alissa, l'immagine simbolo di questo Giro Donne, noi andiamo a chiudere. Pier Giorgio Severini, Silvio Martinello, Francesca Portinari, Ita78 vi ringraziano per l'ascolto e restituiscono la linea alla rete.